Allora, volevo commentare un articolo che è apparso su voxeo.org intitolato The Education Innovation Gap. In questo articolo si prende come punto di riferimento appunto questo Education Innovation Gap, che è una misura che prende in considerazione la distanza che esiste tra l'educazione, ovvero potremmo dire, diciamo, i programmi educativi che vengono rivolti agli studenti, e knowledge frontier, cioè la frontiera della conoscenza. Gli autori si chiamano Barbara Biasi e Song Mei. L'articolo del 23 maggio 2022, pubblicato appunto su voxeo.com. Gli autori prendono in considerazione le istituzioni, diciamo, universitarie americane, e vedono che l'Education Innovation Gap, cioè questa distanza, questo gap che esiste tra i programmi educativi e l'innovazione tecnologica, è bassa per i corsi che vengono, diciamo, dove i professori sono più attivi nella produzione della ricerca. Invece, questo gap tra i programmi di insegnamento e l'innovazione è più alto in quelle istituzioni universitarie dove gli studenti provengono da status socio-economici più bassi, e in media, diciamo, gli studenti che vengono esposti alla frontiera della conoscenza tendono ad avere migliori risultati nella loro vita, diciamo, nel mondo del lavoro. Quindi, diciamo, è chiaro che i programmi di studio universitario giocano un ruolo essenziale nella disseminazione della conoscenza, e questo è rilevante per l'innovazione e per la crescita economica. Attraverso i loro curriculum, i programmi di insegnamento universitario possono facilitare l'accumulazione del capitale umano e possono anche consentire la circolazione di idee. E gli autori dicono che le idee iniziano a scarseggiare, cioè la creatività nella produzione di idee che possono essere tradotte poi in attività economiche risulta essere abbastanza ridotta. Ovviamente i programmi, diciamo, che sono stati diciamo, il fatto che gli studenti possano partecipare a programmi di studio che hanno livelli elevati di innovazione tecnologica e conoscenza di frontiera sembra che abbia un impatto positivo sul fatto che gli studenti stessi riescano ad aumentare il proprio reddito nel mondo del lavoro e riescano anche a partecipare creativamente attraverso delle invenzioni, dei brevetti e così via. Ovviamente molto di questo dipende dai programmi universitari che vengono offerti agli studenti, e queste distinzioni dipendono sia dalle scuole, cioè dalle università, che anche dei professori che vengono coinvolti, e hanno quindi, diciamo, un impatto strutturale sugli aspetti delle performance che gli studenti poi hanno nel mondo del lavoro e sul progresso tecnologico generale complessivo di una certa, di una certa economia. Come sono stati calcolati, diciamo, questo Education Innovation Gap? Come è stato calcolato? Allora, da un lato, gli autori hanno preso in considerazione diciamo, i programmi di un insieme di corsi universitari, e dall'altro lato hanno preso in considerazione le pubblicazioni accademiche, le pubblicazioni scientifiche che sono state realizzate sulla frontiera della conoscenza, e hanno appunto creato questo gap, the Education Innovation Gap. Diciamo, risulta che questo gap è più alto
dove la conoscenza che viene ad essere promozionata nei corsi di studio è più vecchia. Ovvero, se per esempio in un corso di studi universitari viene insegnato Visual Basic, che è un linguaggio di programma obsoleto rispetto a Julia, che invece è un linguaggio di programmazione più recente, allora viene attribuito un valore più elevato a Julia rispetto al corso che invece insegna Visual Basic, cioè gli autori tendono a preferire quegli insegnamenti nei quali vengono promozionate delle conoscenze che sono più recenti rispetto a conoscenze più datate nel tempo. Quindi in questo senso catturano quella che potremmo definire la innovativeness dei programmi di insegnamento. Anche il ruolo, dei docenti ha un suo significato. Infatti, una parte significativa della Education Innovation Gap è proprio dovuta al fatto che ci sono varie tipologie di professori e ovviamente generalmente questo gap tende quindi a migliorare se i professori sono in grado di svolgere ricerca alla frontiera della loro disciplina. Generalmente i docenti universitari devono dividere la loro attività tra l'insegnamento e la ricerca. Questa è la duplice missione dell'università, quella cioè di produrre e disseminare conoscenza. Tuttavia, poiché le tempistiche e le risorse sono scarse, questa competizione tra ricerca e insegnamento può produrre delle frizioni. Tuttavia, le istituzioni universitarie possono cercare di creare una uniformità, una maggiore conformità tra queste due diverse attività. Quindi, l'Education Innovation Gap è basso se i docenti sono molto attivi nella produzione della ricerca. Quindi, questo è il risultato che gli autori trovano, cioè se un corso viene insegnato da un docente che pubblica molto, che ha molte citazioni, che è molto attivo nei grants, che sono poi praticamente i programmi di ricerca scientifica nazionale ed internazionale, allora l'Education Innovation Gap risulta essere sostanzialmente ridotto. Invece, questo gap è alto per quei membri della faculty, quindi quei docenti che si sono specializzati nell'insegnamento e che quindi non hanno buoni livelli di ricerca. In questo caso, l'Education Innovation Gap tende ad aumentare. Ovviamente, c'è anche una politica generale delle istituzioni universitarie, cioè certamente quelle istituzioni universitarie che investono di più nella ricerca evidentemente riescono anche ad offrire ai propri studenti dei docenti che hanno la capacità di ridurre l'Education Innovation Gap. Sostanzialmente, gli autori prendono in considerazione dei IV Plus, che sono le selective school. Le IV Plus sono quindi, con riferimento agli Stati Uniti, le 8 Ivy League, universities, alle quali viene aggiunto Stanford, Mid Duke e University of Chicago. Queste università che sono selettive vengono paragonate a quelle università che non sono selettive, cioè tutte le altre. E scoprono gli autori che per migliorare questo Education Innovation Gap
a livello delle Ivy Plus School, bisognerebbe cambiare l'8% dei contenuti dei programmi delle scuole, delle università non selettive con conoscenza più nuova, più innovativa. Ovviamente, diciamo, ci sono dei problemi anche di carattere socio-economico, perché ovviamente, diciamo, ci sono delle disparities, quindi delle disuguaglianze, dovute a background, e l'Education Innovation Gap è più alto per quelle università dove, diciamo, il reddito dei genitori è mediamente più basso, e in quelle università dove diciamo, gli studenti sono neri oppure ispanici. Inoltre, le università che riescono a ridurre l'Education Innovation Gap hanno degli studenti che sono più attivi dal punto di vista scientifico, intellettuale, professionale. Riescono con più facilità ad acquisire un titolo di studio di dottorato, riescono a produrre più brevetti, generalmente guadagnano di più dopo la laurea e tendono ad avere una maggiore mobilità intergenerazionale, cioè guadagnano di più dei loro genitori. Chiaramente, diciamo, generalmente si laureano anche di più, e questo perché creando dei corsi che sono più vicini alla frontiera della conoscenza crea maggiore interesse negli stessi studenti che si impegnano di più nel completamento dei programmi educativi. Ovviamente non è soltanto una questione di informazione, di educazione formale, dicono gli autori, ci sono anche importanti questioni che sono legate alle soft skills. Le soft skills, cioè, sono quelle non cognitive attributes that shape the way people interact with others, cioè sono praticamente degli attributi non cognitivi che vanno a modificare le metodologie attraverso le quali diciamo, gli esseri umani interagiscono tra di loro. Queste soft skills, è stato dimostrato, sono molto rilevanti per il successo professionale e, diciamo, e quindi vengono valutate le soft skills come per esempio partecipazione a progetti di gruppo, presentazioni, surveys e così via. E sostanzialmente gli autori trovano che anche le soft skills tendono a migliorare quando l'Education Innovation Gap risulta essere più ridotto. Sostanzialmente cosa risulta? Quindi, in conclusione, l'Education Innovation Gap è una questione che può aiutare molto l'università a migliorare i propri programmi di insegnamento e a fare in modo che gli studenti siano più preparati. Ovviamente molto dipende dalle università, molto dipende dai docenti, molto dipende dai programmi, però, diciamo, c'è anche una questione socio-economica. In generale, però, le università che riescono a ridurre l'Education Innovation Gap hanno un migliore impatto sulla vita degli studenti dopo l'università. Cosa possiamo dire di questo articolo? Certamente, diciamo, sono assolutamente d'accordo con quello che dicono gli autori. C'è questo problema della dissemination of knowledge che sta diventando sempre più rilevante, perché nella nostra società, che è tutta basata sulla conoscenza e sull'informazione, non è che manchi la produzione di conoscenza. La produzione di conoscenza c'è. Ci sono persone, istituzioni, enti, gruppi, università, istituti di ricerca, aziende, enti pubblici, privati che producono conoscenza professionalmente oppure anche a volte occasionalmente. Questa conoscenza però non viene adeguatamente distribuita, non viene adeguatamente appunto disseminata presso la popolazione perché diciamo. Possono esserci delle difficoltà
nel trovare il modo di comunicare efficacemente le conoscenze. Si pensi per esempio a quello che è accaduto durante il Covid, si pensi anche alla guerra in Ucraina, cioè sono fenomeni macro rispetto ai quali, pure esistendo un'abbondante produzione di conoscenza, di informazioni, anche di contributi scientifici e tecnologici rilevanti, comunque la popolazione non sempre riesce a cogliere gli elementi scientifici, appunto, di questa disseminazione che ormai avviene abbondantemente attraverso i social network, internet e così via. Ovviamente, evidentemente, per quanto internet sia un enorme repository, un archivio diciamo di informazione, questo non basta per fare in modo che l'informazione venga acquisita da parte delle persone, e in questo senso il ruolo del trasferimento della conoscenza attraverso le università con approcci pedagogici che poi vanno ad incidere nel rapporto tra professori e studenti rimane ancora assolutamente essenziale. Però ovviamente c'è questo Education Innovation Gap. Sono due elementi: uno è il fatto che i programmi di insegnamento sono obsoleti, e l'altro è che gli insegnanti, cioè i docenti, tendono a specializzarsi nell'insegnamento e tralasciano abbondantemente la ricerca. E questo evidentemente è un problema per gli studenti, perché gli studenti non riescono in questo modo ad acquisire le informazioni che sono alla frontiera tecnologica, alla frontiera della conoscenza. E allora come si può fare? Si cerca di fare in modo di creare dei programmi che sono più aggiornati e quindi che hanno delle citazioni, diciamo, di fenomeni più recenti. E si cerca di fare in modo che gli insegnanti dei corsi siano persone che abbiano un grado di pubblicazione scientifica molto elevato. In questo modo è possibile, appunto, andare a migliorare l'Education Innovation Gap. Ovviamente c'è un problema. Gli autori si riferiscono soprattutto agli Stati Uniti, notoriamente, questo lo dice anche Thomas Piketty nel suo libro Capitale e Ideologia, esiste un problema negli Stati Uniti con riferimento alla diseguaglianza nell'accesso alle istituzioni universitarie, perché le istituzioni universitarie sono sostanzialmente accessibili a persone molto facoltose o a persone che hanno frequentato precedentemente quelle istituzioni e che mandano quindi i loro figli a studiare nelle stesse istituzioni. E in questo caso quindi si viene a creare una diseguaglianza nell'accesso alla conoscenza, che poi viene ad essere tradotta in una diseguaglianza di tipo economico, sociale, istituzionale, politico, imprenditoriale, tecnologico, tutte le varie forme di manifestazione della diseguaglianza. E quindi c'è un problema in questo, anche perché i ricercatori che producono conoscenza alla frontiera non sono poi così tanti, e quindi facilmente vengono reclutati dalle migliori università, e le altre università potrebbero effettivamente avere delle problematiche nel trovare del personale adeguato per svolgere attività di insegnamento e attività di ricerca scientifica. In questo senso, quindi, cosa si potrebbe fare? È chiaro che c'è diciamo l'Education Innovation Gap, per quello che dicono Biasi e Ma, e cresce con la riduzione del reddito mediano dei genitori e degli studenti, cresce nelle comunità ispaniche, nelle università che sono frequentate in maggioranza da ispanici e neri. E questo è un elemento, diciamo, di disuguaglianza sociale che assume la forma della segregazione economica e anche della discriminazione razziale, che evidentemente non è compatibile con un assetto democratico che invece vuole produrre conoscenza per tutti, per fare in modo che sia il merito a consentire la distribuzione delle risorse e non invece le condizioni di diseguaglianza di partenza.
Ovviamente questo sono temi ben noti agli economisti che si occupano della diseguaglianza sociale, come abbiamo detto per esempio Thomas Piketty, però possiamo citare anche in Italia il lavoro fatto da Fabrizio Barca e dalla Forum sulle diseguaglianze. E diciamo, ovviamente, diciamo, questi problemi non sono facilmente risolvibili. Per quanto riguarda i programmi, probabilmente potrebbe essere più facile aggiornare i programmi piuttosto che assumere ricercatori molto prolifici, perché l'aggiornamento dei programmi, diciamo, potrebbe essere un'operazione più agevole per l'università, mentre appunto assumere dei ricercatori prolifici, visto che il loro numero è abbastanza ridotto, potrebbe essere molto più difficile per le strutture universitarie. Perché le università dovrebbero farlo? Gli autori lo dicono chiaramente. Devono farlo perché se a parte che c'è una missione dell'università di produrre conoscenza e di disseminare la conoscenza, che sono due fenomeni diversi però molto connessi tra di loro. E poi perché gli studenti che partecipano a corsi di laurea, a corsi universitari che sono alla frontiera della conoscenza, fanno più brevetti, si laureano prima, con più facilità acquisiscono dei titoli di studio postgraduate, come per esempio i dottorati di ricerca, hanno maggiori possibilità di guadagnare di più dei loro genitori, quindi c'è la mobilità intergenerazionale e quindi contribuiscono, potremmo dire, meglio al general purpose, diciamo, della società in senso ampio. Quindi queste dovrebbero essere proprio delle metriche, ecco, quello che possiamo suggerire è questo, che il Ministero nella valutazione delle università, quindi in questo caso mi riferisco all'Italia, mi riferisco all'ANVUR, prenda proprio in considerazione queste metriche, Education Innovation Gap, per fare una valutazione delle capacità delle università di essere più o meno efficienti nella produzione e disseminazione di conoscenza, perché questo aiuta gli studenti nella loro vita universitaria, nella loro vita post-universitaria ad avere migliori performance, a guadagnare di più e quindi a contribuire meglio alla società nel suo complesso.